Michelle Todini, consulente Vita Nuova, agenzia di Città di Castello. Protezione, previdenza, risparmio e investimento con soluzioni su misura. Grazie alla nostra attività di intermediazione, mettiamo in contatto i nostri clienti con le migliori compagnie assicurative per trovare insieme la soluzione ideale sul mercato. Siamo presenti in Umbria con 5 sedi. I nostri consulenti sono a tua completa disposizione. E allora, che aspetti? Sei pronto anche tu per una vita nuova? Scooter Vintage Piaggio Center, concessionario Piaggio, Vespa, Aprilia e Sim. Ci trovi a Città di Castello, in via Martiri delle Foibe 10, zona industriale ex Sogema. Macchinine Ligier, microcar e multimarche. Officina autorizzata, revisioni, tagliandi, diagnosi computerizzate. Vendita e assistenza, bici elettriche. Magazzino ricambi, punto vendita, accessori e abbigliamento. Vieni a visitare il nostro museo unico nel suo genere. Scooter Vintage, la passione corre su due ruote. È finita 1-1 la partita tra Città di Castello e Ponte Valle Cepi, valevole per la 14ª giornata del campionato di eccellenza. I biancorossi di Armillei hanno così nuovamente rimandato l'appuntamento con la vittoria che manca dal 29 ottobre ed ora sono quintultimi. Quarto risultato utile consecutivo invece per i ragazzi di Polverini che dopo le fatiche di Coppa sono tornati a casa con un buon punto. Gara ricca di emozioni fin dai primi minuti, al nono ci vuole subito un grande intervento di Biscarini per negare la gioia del gol a Peluso. Cambio forzato al decimo per Polverini, si fa male Gemi, al suo posto dentro Urbanelli. Un minuto più tardi Caruso regala palla a Retini che però se l'allunga troppo e favorisce l'uscita di Stefanelli che salva i suoi. Dall'altra parte funziona lo schema su calcio di punizione ma il destro di Pupo viene respinto con il piede da Biscarini. Al minuto 23 si sblocca la partita, Urbanelli approfitta della frittata difensiva del Castello e poi viene steso così in area da Lavano con l'arbitro del match già Lorenzo Uccelli di Perugia che concede il penalty al Ponte Valle Cepi. Dal dischetto va Dragoni che spiazza Stefanelli e porta in vantaggio i suoi. La risposta dei locali non si fa attendere ma c'è il palo a respingere il mancino a botta sicura di Rinaldi. Al 36esimo il Ponte Valle Cepi scappa via in contropiede con Cerboni che fa correre Silvestri. Il numero 3 conquista il fondo e restituisce palla al compagno, stop e destro, ma Stefanelli dice di no. Scampato il pericolo, il Città di Castello trova il pareggio al minuto 42 quando Croce sul calcio di punizione disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Biscarini, palla in rete e risultato di nuovo in equilibrio. Le fatiche della finale di Coppa continuano a farsi sentire in casa Ponte Valle Cepi, al minuto 43 si fa male anche Buona Volontà che è costretta ad uscire, al suo posto dentro Bazzarri. Al 46esimo Uccelli concede il secondo calcio di rigore di giornata, questa volta in favore dei locali per il contatto in area tra Pupo e Cerboni. Della battuta si incarica Peluso, il 10 del Castello però allarga troppo il piattone e la palla finisce sul fondo e così le due squadre vanno all'intervallo sull'1-1. Ad inizio ripresa gli ospiti hanno subito la chance per riportarsi in vantaggio ma sul cross dalla sinistra di Silvestri Retini sbaglia la conclusione e grazie a Stefanelli. Al 63esimo terzo infortunio in casa Ponte Valle Cepi, questa volta è Urbanelli a dover dare forfè, al suo posto Polverini manda in campo Puletti. Il Città di Castello prende in mani il pallino del gioco e ci prova con Giannò che al minuto 66 non inquadra la porta col mancino. Due minuti più tardi Stefanelli respinge così in corner la punizione di Retini. Con i locali sbilanciati in avanti alla caccia di tre punti il Ponte Valle Cepi si rende pericoloso prima con Dragoni al minuto 87 e poi ancora con Retini al 94esimo ma in entrambe le circostanze il Città di Castello si salva e così dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Uccelli che mette fine alle ostilità. Era una partita tanto importante per noi e dovevamo vincerla insomma, però non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato fino alla fine, faccio i complimenti alla squadra che comunque ci ha provato anche se in alcune circostanze in maniera anche un po' disordinata perché comunque
C'è il discorso che si viene da diverso tempo in cui magari ci mancano i risultati, quindi però ecco, i ragazzi ci hanno provato fino alla fine, purtroppo non ci siamo riusciti. È stata una partita aperta ad ogni risultato, e due squadre che si sono affrontate a viso aperto, e devo però fare veramente un plauso incredibile ai miei ragazzi che domenica hanno giocato una partita in rimonta, mercoledì 120 minuti, infatti oggi si è visto, tre infortuni muscolari e purtroppo si sono fatti sentire, ma chi è entrato, ragazzi del 2006-2004, hanno fatto una grande prova, e questo per me è motivo di grande orgoglio.